Elena, il tema degli interventi strutturali sul mondo, nel mondo del lavoro attraverso anche l'FSE sono stati un po' viziati in questo periodo da un piccolo particolare che è stato quello di una congiuntura negativa che ha fatto assorbire con politiche passive in buona parte anche delle importanti risorse delle risorse comunitarie. Secondo te, come la nuova programmazione e come pensi che una politica attiva del mercato del lavoro possa aiutare anche a dare un po' un quadro migliore di una politica, tra virgolette, industriale, moderna, territoriale? Un domandone? In tre minuti non è male. Ce la faccio, ma crebbe. Perfetto. Però un domandone, perché tra il primo dato positivo della peggiore situazione in cui potevamo trovarci, perché però questi 5 anni siano stati difficili anche per noi, perché una programmazione comunitaria come avevamo immaginato, con certe caratteristiche, l'abbiamo dovuta aggiornare in corso. La crisi arriva alla fine del 2008, inizio del 2009, e strumenti che avevamo immaginato con una programmazione piuttosto rigida, perché avete sentito i dirigenti come l'hanno tratteggiata, e avete sentito anche, come dire, una certa presenza dell'Unione Europea quando vai a modificare alcuni contesti. Eppure quella programmazione adattata è stata utilissima anche per affrontare il momento della crisi. L'abbiamo affrontata bene per 2 ragioni. La prima, un costante rapporto con il territorio e con la riconoscibilità della credibilità dei corpi intermedi. Ultimamente non va di moda, si dovrebbero superare, meglio parlare uno a uno. Io invece ho creduto in questi anni di riconoscere alle associazioni di categoria e alle parti sindacali la grande capacità di fare sintesi dei bisogni. Questo ci ha permesso di utilizzare il Fondo Sociale Europeo nel modo proprio per affrontare la crisi. Il futuro, abbiamo utilizzato bene le risorse passive, cioè le politiche passive? Beh, intanto ci è stato imposto. Sono state imposte dal quadro nazionale, che ovviamente ha visto nelle regioni un bacino da cui poter trarre risorse per affrontare il tema degli ammortizzatori. Sono servite? Sì, sono servite a dare risposte immediate. Devono essere utilizzate così nel futuro? No, non credo. Credo invece che abbiamo dimostrato, anche in costanza di crisi, che c'è uno strumento che aiuta a costruire un sistema. Sono politiche attive collegate ai bisogni del territorio. E quindi abbiamo dimostrato che, anche facendo esperienze di lavoro, formazione di lavoro, anche molto strette e molto veloci, avete sentito il dottor Romano, in che tempi noi cerchiamo di dare risposte al territorio. Abbiamo dimostrato che con una formazione professionale molto dedicata al bisogno di quella specifica azienda, in molti casi dopo un'esperienza di lavoro di quel lavoratore, anche quel lavoratore in difficoltà, anche quel lavoratore espulso dal mercato del lavoro, anche quel lavoratore che si trova in un'oggettiva uscita dalla sua azienda, gli fa trovare un'opportunità di lavoro dopo. Abbiamo dei dati del tutto confortanti. Pensate che con il Fondo Sociale utilizzato per fare formazione breve, mirata al bisogno dell'azienda, in molti casi quell'esperienza di lavoro si trasforma in contratto di lavoro. Ieri principalmente contratto a tempo determinato, facilitato anche ultimamente della acausalità, ma certamente un buon contratto di lavoro. Quindi, per rispondere con una chiusura alla tua domanda, è stato utile utilizzarlo anche per le politiche passive, perché abbiamo tamponato l'emergenza. Non credo che sia questa però la funzione del Fondo Sociale Europeo, della formazione, è quello di intercettare un bisogno dell'azienda, farla convinta che anche con una piccola formazione mirata può prendersi un'esperienza di un lavoratore, e poi questo normalmente non solo si rinfranca, non solo risponde al bisogno dell'azienda, ma spesso trova anche un buon contratto di lavoro. Nel panorama degli interventi che il tuo assessorato ha proposto c'è un elemento che credo sia forse in alcuni aspetti per larga parte ancora più importante per certi versi, che è quello delle infrastrutture immateriali.
banda larga, banda ultra larga per tutto il territorio. Secondo la Regione, quali sono e come pensi che interventi di questo genere possano effettivamente portare, se ci sono delle stime, di nuova occupazione, così mi collego anche al discorso fatto da Elena prima, nella nostra regione. Da là passa la competitività, anche dalla disponibilità di infrastrutture immateriali. Cosa pensi di questo? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie davvero dell'invito. E cosa penso? Penso che sia assolutamente un tema, oggi come oggi, con il quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni. E faccio un esempio che forse ho fatto qualche altra volta. Ricordo anni fa di essere stata in Inghilterra con mio figlio, cercavamo una casa perché andava a studiare là, e seduti in albergo, lì c'era wifi e assolutamente tutto collegato senza nemmeno dover essere collegati. Noi eravamo ancora con i figli all'epoca in Italia. Io l'ho guardato così, dopo anni e anni e anni, lui è tornato a casa, doveva preparare la tesi del suo dottorato e mi ha detto: mamma, io non posso stare a casa a scriverla perché non abbiamo non avevamo niente, neanche la DSL, nulla. E così è andato a scriverla a Milano da sua sorella. Voi pensate che un Veneto del genere, un'Italia, un paese, possa effettivamente pensare di richiamare i ragazzi a studiare, possa pensare che vadano a lavorare nelle aziende? Io credo di no. Però da allora probabilmente molte cose sono cambiate. Ma è, per farvi un esempio, e perdonate, l'ho fatto su casa mia, per dirvi quanto è fondamentale anche il messaggio che noi vogliamo dare alle nuove generazioni rispetto a questi temi. Oltre al fatto che se io in regione, lo diceva prima bene il dottor Bonaldo, chiedo alle imprese di partecipare ai bandi con un bando a sportello, ci si collega solo online e a quell'ora precisa, è del tutto evidente che non lo posso pretendere dalle imprese se poi le imprese non sono collegate. Allora noi viviamo purtroppo, veniamo anche da una situazione in cui negli anni passati, nei decenni passati, ognuno si inventava di poter mettere delle infrastrutture appunto per poi collegare la banda larga dove voleva, senza nessun genere di piano effettivamente condiviso sul territorio, e che poi quando è scattata l'ora X si è trovato chilometri di reti che in realtà non arrivavano effettivamente, oppure su cui non potevano correre effettivamente tutte le linee tra appunto banda larga o quant'altro. E noi scontiamo fortemente questo oggi, lo scontiamo ancora, in dire che ce lo nascondiamo. Noi siamo indubbiamente, rispetto ad altre regioni, una regione che da un punto di vista delle infrastrutture digitali ha sicuramente delle zone difficili, difficilissime. Tanto è vero che addirittura noi come sviluppo economico, con una parte di fondi destinati ai distretti, allora ovviamente alle infrastrutture digitali, abbiamo insieme al Ministero tempo fa condiviso un progetto di oltre 10 milioni almeno per andare assolutamente a infrastrutturare quelle parti del nostro territorio dove ci sono i distretti. Ma questo lo abbiamo fatto pretendendo prima dal Ministero, per la prima volta, che ci fosse un monitoraggio preciso di quali sono le zone effettivamente già infrastrutturate e quali no. Perché molto spesso capitava, ce ne siamo resi conto, che si ritornava due volte, tre volte nella stessa zona e altre zone erano completamente, in realtà, non servite. E nella nuova programmazione è del tutto evidente che noi ci confrontiamo con un'Europa che di fronte a questo tema pensa di darlo come scontato e quindi chiederà a noi sicuramente anche una modalità di approccio che non sempre sarà per noi invece così assolutamente scontata e sicura. Quindi le risorse devono assolutamente avere una priorità, e nella nostra programmazione è strategica questa,
una priorità rispetto anche a quello che sono poi tutti i modelli evoluti nel tempo in maniera importante attorno a questo tema. Io credo che in questo abbia però un ruolo fondamentale il governo centrale, che come sempre scorribanda sui territori e pensa di poter fare delle programmazioni anche in questo settore senza mai confrontarsi con chi magari è sul territorio e ci sta lavorando. Isi, l'assessore ha toccato un argomento, quello della conoscenza del territorio e di procedure. Mi pare che siamo alla quarta revisione del patto del documento nazionale in visione Bruxelles, o quanto? Quello nazionale. L'accordo di partenariato nazionale, che doveva essere approvato secondo i regolamenti comunitari a aprile 2014, è stato approvato al 29 ottobre 2014.